Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel 15° episodio di No Man's Sky 2024, ovviamente. Ok, ci eravamo quasi mezzi buggati. La nostra base si sta aggiornando piano piano. Ho aggiunto 6 pannelli solari, 5 batterie, ho spostato un po' tutto, ho fatto l'area esterna. Questo raffinatore in realtà possiamo fare così e distruggerlo. Questo vale 300 naniti, va venduto. Questo anche, questi adesso li depositiamo. Ho sistemato un po' l'inventario così per essere un pochino più comodo. Andiamo qua, depositiamo il platino e i dati di navigazione che useremo un po' più avanti. Come potete vedere, col cadmio che avevo trovato una volta, mi sono fatto il pass dell'Atlante V2 che ci permetterà di accedere ad altre stanze. Ma ora come ora andiamo avanti perché se io faccio ESC nel registro, espansione della base, ricerca agricola, io ho piantato dei fiori di malviscere esattamente qua. Devo capire come funziona questo, o devo vedere se mi dice qualcosa lui. Mi dice che devo raccogliere il Facentium, ma io il Facentium l'avrei già preso in realtà. Vediamo cosa ci dice. Torna dell'agricoltore, va bene. Ok, gli mancava questo passaggio. Non avevo acceso la missione prima di piantare. Ok, Jack libero. Come sta crescendo il fiore di malviscere, amico? Sta fiorendo o ha già prodotto il suo frutto? Affermo di non essere pronto. Non rimandare troppo il raccolto, amico. Sarebbe un dispiacere. Io dovrei vedere, ma qua ci mette un po'. Qui vedo che spruzza qualcosa. Qualcosa, ma non so che cosa. Un po' fungina. 3 ore e 38 minuti ci mette, va bene. Quindi nel frattempo possiamo magari barare, vediamo se lui ha bisogno solo di questo. Vediamo se possiamo barare così. Come sta crescendo? Ok, possiamo dare 25. Però di te è un grande agricoltore. Mentre preparo un manicaretto con questa fragrante meraviglia, ti attendo un'altra sfida agricola. Cristallo gelido e diossite. Ok, possiamo farlo subito. Buca ghiaccio, accettiamo. Cristallo gelido e diossite. Per fortuna, nelle mie lunghe spedizioni di cristallo gelido ne ho trovato un sacco, e diossite anche. Quindi direi ce lo piantiamo comunque. E comunque è interessante. Vediamo, ci dice. Ok, lui ci mette un'ora a crescere. Molto molto meglio. Molto molto meglio. Torniamo sempre nel nostro agricoltore. Vediamo. Allora a questo punto non leggo neanche più quello che ci dice. Vite solare. Ok, solanio ci chiederà. Può essere solanio e sodio, no? Registrato nel catalogo. Per questo ci chiede solanio e fosforo. Solanio e fosforo, quindi lasciamo la diossite e questo, e ci prendiamo il solanio e il fosforo. Dov'è il fosforo? Rosso, qua il fosforo. Piantiamo anche questo. Dopo io ho piantato la muffa fungini in realtà, ma mi sa che ci chiederà di piantare qualcos'altro. Piantiamo una vite solare. Vediamo. Torniamo dall'agricoltore. Dopo un giorno miglioreremo tutto questo. Io intanto voglio solo andare avanti con le nostre missioni. Ammassi fungini, accettiamo. Fantastico. Allora, ammassi fungini, l'abbiamo già piantato. Quindi possiamo venire qui, depositare il solanio e il fosforo e prenderci la muffa funginea. Tornare dall'agricoltore.
consegniamone 50. Nell'ultima guerra noi Jack abbiamo perso le nostre case, le nostre città e la nostra identità, pianeta dopo pianeta sotto bombardamenti atomici. Sui nostri vecchi mondi non crescono che cose mutate, letali al tocco, un'ombra di ciò che erano una volta. Una di queste piante è l'erba gamma. La coltiveremo qui. Lasciamo la guerra agli altri, amico. Noi ci limiteremo a coltivare. Vassoio teponico. Erba gamma. Ok, accettiamo. Vediamo quanto grande è un vassoio idroponico singolo. Abbastanza grande, ci servono le placche metalliche, quindi facciamo così. Placca metallica, ne facciamo 7, 8, 9, 10, poi non mi ricordo quanti ce ne servono. Però ci facciamo un altro vassoio idroponico grande, ce lo mettiamo qui così, al limite. Perfetto, e ci andiamo a collegare la corrente. Lui è collegato. Devo capire come funziona. C'è un display da applicarci o qualcosa, però vabbè. Ora come ora facciamo solo queste missioni. Poi ci penseremo. Dov'è? Qua. Dov'è l'angolo? Ok, perché non si vede, però va bene. Abbiamo collegato. Dobbiamo fare erba gamma, radice gamma e uranio. Va bene. Piantiamo anche questa, siamo giù la muffa funginia, prendiamo la radice gamma e l'uranio che abbiamo già addosso. So che può essere un pochino noioso, ma è da fare. La piantiamo e vediamo che ci vogliono 4 ore per crescere, anche il solagno 16 ore per crescere. Quindi, vabbè, è una cosa un po' lunga. Andiamo avanti, pensavo di aver finito. Radice gamma, adesso ci chiede un'altra cosa. Ospiti gravitinici, va bene, accettiamo. Dobbiamo vedere cosa sono. Z. Riccio velenoso, ospite gravitinico, metallo cromatico, argento e ferrite magnetizzata. Mi sa che non abbiamo abbastanza argento, perché sì, lui guarda direttamente quello che abbiamo nell'astronave e nell'astronave ne abbiamo solo 92, quindi purtroppo quelli non possiamo farli. La perla bianca, indio e paraffino. Sapete che forse sto pensando che l'indio normale sì, ce l'ho, ok, ci è andata bene. E paraffino. Niente, per il riccio velenoso mi serve 100 di emeril. Emeril che volevo tenermi. Volevo tenermi l'emeril per un'altra cosa. Ah, per il pass dell'Atlante V3 mi sembra. No, va bene. Io cos'ho? Forse ho l'emeril attivato, no? Punto. E ho l'emeril attivato. Peccato. Quindi non possiamo farcela. Questa cresce in 2 ore. Perla di albume. Va bene, quindi torniamo qua. Torniamo a depositare il nostro indio, il nostro emeril e il nostro paraffino. E andiamo avanti con altre missioni. Questo ci penseremo. A cercare metallo cromatico, vabbè, ce l'abbiamo l'argento, forse ce l'abbiamo l'argento, però fa nulla. Torniamo dal nostro scienziato che dovrebbe darci tra poco. Consegniamo i dati. Un progetto interessante, vetro rivente, solo questi progetti per il vetro rivente e un radiofaro. Radiofaro di salvataggio non ci serve a niente. Vetro vivente, vabbè, potrebbe esserci utile per le navi viventi, vabbè. Costruiamo un radiofaro. Andiamo a vedere. Spiegato. Z. Radiofaro di salvataggio. Piantiamolo giù lì. Parliamo ancora con il nostro scienziato. Hai costruito il radiofaro viaggiatore? Certo.
Aspettiamo, potrebbero volerci del tempo prima che la convergenza mi trovi. La mia ricerca si è rilevata inutile. Ha prodotto solo dei progetti. Unità mineraria autonoma, estrattore atmosferico. Non sono male, perché ti lamenti? Abbiamo rumori fastidiosi dall'esterno che andiamo a togliere. Quei raccoglitori atmosferici e quelle unità minerarie mi hanno fatto pensare una cosa. E se fossero amici per il radiofaro? E se potessero creare una loro convergenza? Viaggiatore, ho generato un figlio. Ho trasmesso un'intelligenza artificiale al radiofaro, così che possa vivere e connettersi come fanno i Korvax. Però non può vedere il mondo. Portami delle scansioni, così potrò insegnargli. Non sto capendo. Scansionare delle creature da trasmettere all'intelligenza che ha appena creato. Accetto. Ti ringrazio, viaggiatore. Ok, intanto qua si fa notte, ma noi ce ne freghiamo. Creature scansionate, ci penseremo un'altra volta. Uranio, placca metallica, batteria ionica, ammonio, placca metallica, sigillo ermetico. Ok, di queste cose abbiamo tutto. Ora andiamo avanti con la ricerca armi. Torniamo dall'armiere. Armiere, mi dica tutto. Hai finito? Hai fatto giustizia? L'armiere comincia a tossire, non sembra essere in salute. Confermiamo. Decifrerò i loro dati, intruso. Che ti porti gloria. Ma io ho un altro compito per te. Sono quasi alla fine del mio viaggio. Batteria e plasma instabile, perfetto. C'è un edificio su questo pianeta, un deposito di scarsa importanza, eppure le sentinelle sono pronte a difenderlo. Attaccalo, attira la furia delle sentinelle. Creerò un efficace potenziamento. Accettiamo. Questo qui sta per lasciarci le penne. Però ci ha dato una nuova missione per la ricerca armi. Andiamo a combattere un po' di sentinelle oggi, dai. Andiamo a vedere se siamo bravi. E anche perché qui è 30 secondi di viaggio, quindi non possiamo rimandarlo. È troppo vicino per rimandarlo. 15 secondi, intanto magari incontriamo anche qualcosa di interessante lungo il tragitto, oltre che a una roccia volante. Ci sono due edifici. Ok, questo è davvero interessante. Quindi ci posizioniamo qua. Facciamo così. Raggio minerario. Droni sentinelle attivati a fare. Sto usando il raggio minerario io. Oddio. Allora, ci facciamo fuori almeno una di queste due. Ci prendiamo questo, molto molto interessante. Ah, ne sono arrivate altre tre. Male, molto molto male. Io ho spazio nella tuta, sì, a manetta. Quindi ci prendiamo l'oro. Questo è. Peros. Sale di azoto. Sentinelle di lì. Vediamo quanto riusciamo a resistere. Poco, davvero davvero poco. Quindi cerchiamo di scappare in questo modo per non farci trovare. Così comunque lì c'è un'altra sentinella. Quindi scappiamo di qua. Potevamo
ucciderne ancora un pochino e scappare dopo, ma non siamo ancora così forti e in realtà ci sono pochi scontri in questo gioco, quindi non ho ancora capito bene quanti danni riesco a subire. C'è un altro edificio sconosciuto. Quindi andiamo di Volt Caster. Ho visto che anche qui c'era una sentinella da qualche parte. Abbiamo i dati di navigazione, ma li prendiamo da qua, ovviamente. Eliminiamo tutto il resto. Richiamiamo la nostra astronave. Qui c'è una porta rinforzata. Armiere 20 minuti. Possiamo fare così, possiamo distruggere la porta rinforzata. Ok, ci sono in giro un sacco, ma davvero un sacco di sentinelle, quindi noi ci buttiamo subito dentro così loro ci perdono. Ce ne stiamo un attimo qua dentro, 30 secondi, ci perdono di vista loro e poi siamo a posto. Andiamo avanti. Scorro velocemente avvertimenti alieni per scoprire cosa ha disattivato l'impianto. Avvertimento, tempo. Troppo tardi, capisco che sto continuando a fare la stessa identica cosa. L'ho già fatto prima, molte volte. Ricarico i cristalli di flusso. Ripeto il processo per diversi giorni. Alla fine vengo salvato da una procedura automatica. Sentinelle disattivate. Ce ne torniamo dall'armiere in fretta e furia prima di scatenare ancora la furia delle sentinelle, che non vogliamo proprio sentirla. Ed è qua, c'è pezzo di terreno volante. Facciamo un giro tondo, ormai sono un esperto pilota di caccia. Vorrei far fuori anche un po' di animali che girano sempre intorno alla mia base e disturbano la mia quiete. Capisco perché io giro la sua nave di lì eppure mi scarica di qua. Andiamo dall'armiere e vediamo. Portabandiera. Le ho rilevate, il loro occhio è su di noi, l'hai fatto vero, le tue azioni le hanno richiamate. Confermiamo. Mi dispiace, intruso, non potrò aiutarti nella battaglia, sono troppo debole. Prendi questo potenziamento e preparati al loro arrivo. Cannone geologico. Si avvicinano, va bene, va bene, va bene. Ok, pugnali viking, ne ho sempre avuti a profusione, adesso che li ho sempre venduti tutti, vorresti dirmi che ti servono? Ah, aiuto. Vabbè, multitool, direi che possiamo... Ops. Questi sono potenziamento fuori legge per il cannone al plasma, questo per il cannone geologico, quindi questo direi di spostarlo qua e qui installare il cannone geologico. Mi serve un risonatore magnetico e basta.
Vediamo se abbiamo anche lo scienziato per imparare a creare circuiti stampati. Ok, volevo fare questa missione così impariamo a fare anche i circuiti stampati, che costano un sacco, ma non mi dice cosa devo fare, quindi io voglio fare così. Andiamo avanti con le altre missioni. Terminale della base. Andiamo su questo sistema, che è il sistema che stavamo visitando l'ultima volta. Vediamo se qua hanno un circuito stampato. Da qualche parte l'avevo già visto il circuito stampato. Allora. Noi dovevamo parlare con un cartografo viking. Che è questo, giusto? Sì. Andiamo avanti con le nostre missioni. Grah! Capiamo un po' poco. Indago sulla storia dei viking. Mentre il guerriero comincia ad abbaiare, avverto una strana frequenza che mi vibra nel cranio. Vedo un lampo nella sfera scintillante di Null. Dietro i miei occhi, all'improvviso, le parole del viking mi echeggiano chiare nelle orecchie. Patetico intruso, sei solo una spia che curiosa nei segreti dei viking. Dovrei ucciderti. Ma il viaggiatore va aiutato, così ordina Hirk. Dimostra la tua identità, intruso. Trova le parole di Hirk e ascendi alla gloria. Viking. Gloria viking. Poi avrai le tue parole. La posizione del comando di Hirk è contrassegnata per te. Legati alle sue parole. Vediamo. Allora, mi ha detto di andare su un pianeta. Questa è una classe C. Vediamo. Guerriero. Scambio con piacere, guerriero. Vediamo cosa c'ha da offrirci. Argento ci serve. Allora, il circuito stampato l'avevo visto da qualche parte. Vabbè, possiamo vendere quella metallica. Vetro recuperato. Vale 3000, ma adesso lo analizziamo, vediamo. Varranno un sacco di cose. Possiamo vendere l'erox. Vabbè, possiamo vendere tutto questo, il granito, l'oro ce lo teniamo. L'oro ce lo teniamo, che è comodo. Andiamo a parlare con l'ingegnere, con la gne. Proponiamo uno scambio. Metallo arrugginito e metallo cromatico me lo compro, che mi fa sempre comodo. A questo punto anche un pochino di oro. Vendiamo. Non vendiamo niente. Ok, bellissimo questa. Prima fammi parlare con questo, proponiamo uno scambio. Hanno più o meno tutte le stesse cose. Non sono interessato. Un esploratore è di classe B. Potrei anche comprarmela, ma scambiare essere va bene, scambiamo qualcosa a essere. Ci prendiamo il fosforo. Un po' di paraffigno che non mi piace prendere. Qui c'è un caccia, la nostra è un solare. Oh, va bene. Cose che non conosco, ragazzi. Ci studieremo anche tutti i tipi di navi che ci sono, qual è la migliore, qual è quella più comoda. Di sicuro non quella che abbiamo adesso, perché è un po' impedita. Intanto ci analizziamo una cosa veloce, ovvero
vetro che ci dà dentro. Ops, ho sbagliato a schiacciare. È un caccia di classe B. Non male. Andiamo avanti con la nostra cartografa, con la nostra missione, che il cartografo ci ha dato le coordinate per un'antica rovina su questo pianeta. Reliquiario Viking. Abbiamo 27 minuti, 27 secondi. Io volevo disfarmi di queste cose. Questa mi sono dimenticato di venderla, come sempre. L'oro e l'argento ce lo mettiamo sull'astronave. Dal metallo cromatico in poi possiamo lasciare giù tutto a casa. 3, 2, 1. Ci mancano 5 km e mezzo. Ci hanno fatto scendere un po' in alto. Ci hanno lasciato un po' troppo alti. Vediamo qualcosa? Non vedo niente, probabilmente non è ancora stato caricato. Eccolo qua. Anche se non so se è questo. Ok. Vediamo, dovrebbe essere proprio questo. Perfetto, iniziamo a studiarci qualcosa. Questa non mi fai studiare niente. Polveri ferrite, sodio, molluschi strani, elemento secondario, metallo cromatico e polvere di ferrite, interessante. Potremmo farmare metallo cromatico, anche se in realtà non è che valga poi così tanto, quindi non so quanto ce ne valga la pena. Dove siamo finiti? Poi siamo finiti in una grotta? No, non c'è neanche la grotta. Sì, c'è la grotta, quindi ci sono sacche ronzanti, va bene. Volevo giusto studiarmi qualcosa, ma nulla. Entità biologica, ci studiamo un animale senza neanche avvicinarci, ragazzi, studiamo così tutto un po' da lontano. Ah, ok, questo grosso pensavo di averlo studiato prima. Abbiamo bisogno di studiarci tutto. Dobbiamo scoprire 7 nuove creature per insegnarli. Deposito di sale, deposito di uranio, c'è un modulo tecnologico, deposito di uranio, qui c'è un antilope che non avevo neanche visto. Vita della conoscenza numero 1. La conoscenza numero 2. E andiamo a parlare con il reperto Viking. Retaggio di Upeluru Yepto. I nobili viaggiatori saranno risparmiati. Il loro viaggio nel cosmo non sarà ostacolato. Così è deciso. Questo è il volere di Hirk. I Viking devono onorare il giudizio e il credo degli antichi. Un'antica conoscenza tramandata per generazioni di guerrieri Viking sgorga dal simbolo di pietra, filtrando nella mia mente come un ricordo lungo rimosso. Parla in Viking, inizio a parlare e una forza sconosciuta assume il controllo della mia voce. Ruggisco, cogliendo di sorpresa anche me stesso. Nessuno intralcia la via del Drindarg come le sentinelle. Devono essere distrutte, il loro tempo avrà fine. Così è stato scritto e così sarà. Questo è il giuramento dei Viking. Diciamo ancora qualcosa. Il libro di Hirk parla dei viaggiatori. Ascenderanno immergendosi nel vuoto illimitato. I Viking non impediranno la loro ascesa e i viaggiatori revarranno. Questo è il verbo di Hirk. Ce ne possiamo andare.
tavoletta Viking. C'è stata data? Segna che abbiamo fatto. C'è un potere di conoscenza giù sotto. Ci sono sfere di gravitini, strano. Studiamo ancora qualcosa. Giusto per guadagnare un po' di unità. Mi servono altri animali in realtà. Però di punti rossi che si muovono non ne vedo. Quindi direi che possiamo salire qua. Non abbiamo nessuna carta, nessuna... Sì, forse sì, una, no. Niente. Torniamo dal nostro pazzoide Viking. Giusto? Facciamo giusto qualche chilometro a raso suolo per vedere se troviamo un altro edificio. Sì, qui qualcosa c'è, ma è solo un radiofaro, senza niente. Uno, vediamo cos'è questo, dopo ce ne andiamo. Edificio sconosciuto. Ah, va bene, è il classico edificio così. Quindi direi che ce ne andiamo. Va benissimo. Tanto se mai scopriamo che quello era indispensabile, ci abbiamo le coordinate sul palmare. Arriviamo fra 13 secondi. Rilevato un oggetto. Sentiamo cos'ha questo. Intruso in Viking. Questo mercante non parla come gli altri che ho già incontrato. Sembra essere uno specialista, dato che vende solo oggetti molto particolari. Il mercante mi invia la reliquia e se ne va, felice di aver dato il suo contributo, ma non si sa bene cosa. Abbiamo preso una reliquia da 803.000. Ok, pagata 300 in oro, quindi ci sta. Campione fossile, granchio con bruciature. Un campione in perfette condizioni che rivelerà senza dubbio moltissimi dati sulle abitudini delle creature del passato. Valore elevato. Exotuta andrà venduto subito. Questo, vabbè, lo portiamo al tipo matto. Dov'è? Là, ce ne andiamo di là. Ci mancano 9 secondi e siamo arrivati. Andiamo dal cartografo. Dovrei richiamare anche il... cartografo e basta. Dovrei chiamare il mio mercantile, ma voglio mettere da parte un po' di soldi e cercare delle fregate di livello S. Lo farò io off camera, perché bisogna avvicinarsi alle fregate e basta, praticamente. È solo avvicinarsi alle fregate continuamente finché non ne troviamo una di livello S. Faremo tutti e quattro i tipi di fregate, 5, 6, quelli che sono, penso siano 4. Null vuole che faccia visita ai Viking. Mostriamo la tavoletta. Grass è entrato in comunione. Fai la tua richiesta e sia audace, intruso. Ne sei degno. Chiediamo dell'Atlante. Non pronunciare quel nome. Solo gli esseri patetici adorano l'Atlante mentitore.
Questi sono gli esseri patetici, i Korvax. I crimini dei Jack non saranno dimenticati, hanno distrutto il pianeta nativo dei Korvax, schiavizzato gli esseri sintetici, li hanno fusi per farne cluster di naniti. Con questa brutalità e barbarie, la prima progenie ha richiamato le sentinelle. Chiediamo dei Viking. Intruso, chiunque dica di essere un dio non lo è. Il progenitore Hirk lo sapeva bene, il suo fratello di battaglia Nal invece no, è morto per un sogno falso. Chiediamo del 16. Io, Grah. Cosa? Intruso, che volto. È chiaro che nominare quel numero è fonte di dolore per i Viking, che fissa il terminale come se lo vedesse per la prima volta. Me ne vado. L'ho ucciso praticamente, quindi andiamocene. Classe C. Classe di caccia di classe C, una navetta di classe C. Con te ho mai parlato nella mia vita? No. Zunk ammazza nemici. Sì, va bene, mi fai paura. Quindi ti do un efficace Viking, così aumento un po' la reputazione. E in più ti chiedo di imparare una parola. Su, dai, amicizia. Proteggere, va bene. Abbiamo incontrato 150 creature in totale. Questo esploratore è molto molto bello. Però se ne va, si è appena teletrasportato davanti a me, non ha fatto neanche a tempo a andare a parlarci. Dobbiamo parlare con questo. Devo ricordarmi dove ho trovato il circuito stampato, sinceramente non lo so. Possiamo vendere questa con un po' di sconto, va bene. Tavoletta Viking, vendiamola, non dovrebbe servirci più a niente. Ce ne andiamo. Ciao, grazie mille. Una navetta. Eccoci. Saltiamo sulla nostra astronave. Dobbiamo parlare con un cartografo Korvax. Oppure andare da Nada. Questo non ci interessa per ora. Andiamo da Nada solo per un motivo molto molto semplice. Allora, andiamo innanzitutto da Nada e dopo vediamo i prossimi due. Vediamo le prossime due missioni da fare, molto molto veloci. Forse una ci farà trovare un'altra astronave, come è successo con questa. Noi abbiamo 8.896 naniti e quasi 10 milioni di unità. Dovremmo fare prima o poi anche una missione del Nexus, perché ci danno davvero delle belle ricompense. Quando però avremo qualcosa di decente, perché... Allora, Quicksilver, unità di override industriale. Raccogli 810 di cadmio attivato, non è male questa, Caccia pirati pericolosi, dispositivo di controllo mentale, ok. Anzi, prima di parlare con Nada, abbiamo detto che io ho addosso 62 di questi. Non me ne servono 62. Però, non si sa mai. Tetto piatto in lega. Tetto in lega. Queste cose sono tutte in lega, ovvero polvere di ferrite. Parete corta. Questa qui è per fare una base personalizzata, le sbloccheremo piano piano. In pietra. Legno non mi piace. Vabbè, andiamo avanti con le nostre cose. Ok, ci deve sbloccare la mordite e il flow. E che non attacca, cactus, robo stellare.
Allora noi vogliamo sbloccare questo, 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 i pulsanti in realtà che non so cosa mi servono di preciso. Qui ci ha sbloccato un po' di moduli decorativi, un po' di... Allora, costruzione acquatica in teoria non ci interessa. Postazione di richiamo, esoscafo. Di esoscafo, materializzatore. Ok, questo è interessante. Il Nautilus in teoria non ci interessa. L'inizio gara e questi due non ci interessano, però potremmo quasi quasi sbloccarci tutte queste cose. Possiamo sbloccare il raffinatore medio, anche il reattore ad antimateria, trasformatore di sostanze nutritive che ci sbloccano la parte zootecnica, però non abbiamo più abbastanza moduli. Illuminatore. Abbiamo finito tutti i moduli, va bene. Ora possiamo andare a parlare con Nada, entità sacerdotale. La vita è ovunque, ma in nessun luogo. La convergenza ha visto tutti i pianeti, ma dove sono davvero? Dov'è casa? Dov'è la sicurezza? È uno schema, amico viaggiatore. Tutte le cose sono schemi, segni della falsità dell'Atlante. Chiediamo di null. Allora, l'entità assente. L'entità assente parla con molti altri, molti viaggiatori, così è sempre stato, c'è uno schema, come sempre. Nada non controlla le azioni dell'entità viaggiatore. Le vostre scelte sono vostre soltanto. Potremmo parlare con un Korvax, ma direi che per oggi può essere abbastanza, quindi preparo già selezionata la prossima missione, che è un pianeta in difficoltà, che è qua da qualche parte, se non mi sbaglio. Raggiungi la sorgente del segnale. Da dentro l'anomalia non me la mostra, ma dovrebbe esserci. Vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like e un commento. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!